Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come attivare il controllo parentale su Windows 11, anche se le impostazioni sono classificate per Windows 10, ma noi proviamoci. Prima di tutto, clicchiamo in basso sul pulsante Start e poi su Impostazioni. Ti ritroverai in questa pagina. Giunta in questa pagina puoi fare due cose. O clicchi su Privacy e Sicurezza. Quindi vai su, allora, sicurezza Windows e ti ritrovi qui in Privacy e Sicurezza, sicurezza Windows dove c'è l'opzione Famiglia. Oppure se non trovi questa opzione, sei nella schermata principale, scrivi direttamente nella barra di ricerca sicurezza di Windows. Dovrebbe apparire qui, vediamo un po', no, scriviamolo. Sicurezza, impostazioni, sicurezza di Windows e ti ritroverai su questa schermata. Quello che dobbiamo fare poi è cliccare su Opzioni, Famiglia. Gestisci il modo in cui la tua famiglia usa i dispositivi. Clicchiamo. Si aprirà questo pannello dove in poche parole ti spiega come puoi applicare il parental control, controllo parentale e le opzioni che ha a disposizione, ovvero Help protect your kids online, proteggere i bambini online nella navigazione online, impostare i limiti di utilizzo del device, del computer, ma poi vediamo anche degli altri device, tenere traccia delle attività svolte sul computer. E c'è anche un blocco, impostazioni per le applicazioni acquistate sullo store di Microsoft. Noi clicchiamo su visualizza le impostazioni, View Family Settings, ed accediamo così al nostro account online, devi essere connesso online al nostro account Microsoft Online nella sezione apposita dell'account Microsoft. Come vedete qui ha aperto un'altra schermata, ma voi se fate così chiudete la seconda schermata, riapre direttamente la schermata del Family Safety relativa al vostro account. Come vedete io ho due account, il mio, tu, e un altro account successivo. E giù possiamo vedere anche tutte le funzionalità riferite nell'account che potete trovare per la gestione dell'account, spese, aggiungi denaro all'account Microsoft, ma questo potete tralasciarlo. Trova la tua famiglia. Tramite gli account collegati potete vedere dov'è il bambino, eccetera. Vabbè, prova l'app Family Safety anche sul cellulare. Rapporto dell'attività, controlla le loro attività. Il filtro sul contenuto, scegli il contenuto appropriato per la loro età. E ancora degno di nota, il tempo davanti allo schermo, imposta i limiti di tempo per tutti i dispositivi. Come facciamo ad impostare queste impostazioni? Scusate il gioco di parole. Clicchiamo, prendiamo ad esempio l'account Anna, clicchiamo sui tre puntini in alto a destra e poi in vai alla panoramica. Si aprirà il pannello apposito dove potete vedere tempo davanti allo schermo. Allora, attiva, sì, i filtri del contenuto disattivato perché io non ho impostato niente, anche i limiti sull'Xbox, se il ragazzo, il bambino ha l'Xbox. Qui c'è anche scritto come connettere, vi spiega anche come connettere i vari dispositivi, ovvero oltre al computer anche lo smartphone, ma noi adesso lo vedremo per il PC. Poi a sinistra abbiamo tempo davanti allo schermo, come connettere, io non ho connesso niente perché è la prima volta che approdo a questa schermata. La sicurezza web che si applica solo ai miei Microsoft Edge, il browser proprio di Windows, anche all'app e giochi, potete impostare anche i limiti per app e giochi. Ed è un po' imposto un limite di età anche sì, vabbè, per i giochi. Le spese che abbiamo visto non interessarci più di tanto. Allora, dalla panoramica noi andiamo direttamente al tempo davanti allo schermo. Allora, io voglio impostare quanto tempo far stare il bambino davanti allo schermo prima che lo schermo o il computer, penso direttamente, si spenga. E andiamo ad attivare l'impostazione, usa una programmazione, puoi programmare settimanalmente attivo.
Qui sotto ci dovrebbe essere un altro pulsante attiva, se non vedete già la schermata aperta così. E possiamo impostare l'orario, vediamo, sì, cliccando su ogni giorno della settimana, scegliere il giorno della settimana, l'ora, imposta una pianificazione degli orari disponibili per il loro utilizzo, anche il range di ore, o nessun limite, ma se sei qui vorrai impostare per forza un limite. Ma così non è finito, non è attivato così la limitazione dell'orario davanti allo schermo. Per attivare la limitazione davanti allo schermo, che c'è anche per app e giochi che io non ho installato, evidentemente comparirà se hai installato qualche applicazione per decidere quando Anna può usare app, per quanto tempo, sì. Fatto così, non è attivato. Per attivarlo bisogna cliccare su connetti, come connettere un dispositivo, connettere questo device, il mio computer. Per il funzionamento corretto e le funzionalità davanti allo schermo, tempo davanti allo schermo, Anna dovrà accedere a un dispositivo Windows 10, Xbox o Android, anche dal cellulare, ma noi qui vedremo come farlo per il computer. Come connettere il dispositivo? Andiamo a connettere questo mio computer. Clicco sul pulsante. Vediamo, ci sono anche Android, iPhone, la Xbox. Io sono interessato per Windows 10, anche se questo è Windows 11, ma funziona ugualmente a quanto pare. E qui mi dà le istruzioni. Cosa devo fare io? Devo andare in impostazioni Windows, account, e andare su famiglia e altre persone. Allora, la tua famiglia, selezionare, ok, questo account, e fare consenti. Dopo l'accesso ai dispositivi viene visualizzato nei dispositivi connessi. Andiamo quindi, ragazzi, su impostazioni Windows per connettere l'account. Impostazioni Windows, allora qui ci siamo, impostazioni, poi vuole, ok, andiamo in home, impostazioni, vuole andare su account, c'è cioè la necessità di andare su account, eccoci qui, e su famiglia e altre persone, famiglia e altre persone, penso sia famiglia solo, non c'è altre persone, altri utenti, non famiglia, penso, andiamo su famiglia. Una volta su famiglia, in la tua famiglia seleziona il bambino, seleziona l'account, quindi consenti la tua famiglia, ok, c'è, seleziono l'account, in questo caso è questo, e consenti, ma non vedo consenti. Normale, vediamo se si può creare l'account bambino. Io faccio aggiungi un utente. Ecco, qui ci fa creare l'account per il bambino, perché effettivamente a me non era un account bambino, quello di Anna era un account standard. Crea l'account per un bambino, ok. Nuovo indirizzo email, lo crea automaticamente. Io bambino metto Luigi 2016, vado così, sto creando un account evidentemente farlocco, ma per farvi vedere, Luigi 2016 è già un account Minecraft, Luigi 2016 i, vai. Allora, immetto una password, vado avanti. Qual è il tuo nome? Prima che tu possa usare quest'app abbiamo bisogno di altre informazioni. Ovviamente devo farlo fasullo. Metto Luigi cognome. Ovviamente il cognome sarà il cognome del bambino. Avanti. Creo questo account. Vediamo un po' se differisce dall'account standard. Abbiamo creato l'account bambino, non so se dobbiamo accedere, allora opzioni di accesso, allora vado ad accedere al mio account principale, non quello bambino appena creato con la chiavetta, ok, vai, rimanere connessi, sì dai, rimaniamo connessi con quello principale, sì. Allora, sta terminando l'autenticazione con il mio account principale e ci farà concludere la registrazione dell'account bambino. Dai consensi per l'account Microsoft di Luigi, eccolo qui.
Per accedere a numerosi prodotti, siti web, ok, quali informazioni avviati, dai consensi. Infatti è il consenso quello che ci chiedeva prima. Firma, digita nuovamente il nome. Vai, accetto. 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 Ci saranno gli ultimi controlli, credo. Ok, con il mio account principale sta verificando l'altro account, il collegamento per fare tutte le limitazioni. E allora, sta collegando i due account, in poche parole. Aspettiamo. Ecco ragazzi, mio figlio può accedere ad app non di Microsoft. No, perché se vuoi fare una cosa decente, levi app terze che potrebbero essere dannosi. Continua. Luigi sarà in grado di utilizzare solo le app pubblicate da Microsoft. Consentire anche le app? No. Sì, sono sicuro, solo Microsoft. Vediamo se ci imposta anche gli orari, se dopo ce lo dà nella schermata. L'account Microsoft di Luigi è stato creato. Possono usare il loro account con tutti i prodotti Microsoft, i siti web, i servizi online. Luigi ora nel gruppo famiglia. Oh, Luigetto! Ah, ecco qui, e ce lo fa impostare una volta collegato, ce lo fa impostare tutto da qui. Limiti di tempo davanti allo schermo. Scegli quando e per quanto tempo possono usare i dispositivi. Possono sempre richiedere tempo aggiuntivo. Ok. Puoi impostare nessun limite, no. Moderata ore al giorno blocco tra e completa ore al giorno blocco tra e. Proviamo moderata. Moderata. Non so quante ore dopo vedremo. Limite di età per app e giochi. Solo le applicazioni per bambini di 6 anni. Rapporto sulle attività, monitora il tempo trascorso davanti allo schermo, ottieni un report settimanale. Se siete pignoli e volete un report settimanale, lo attivate. Filtri web di ricerca per Edge, quindi solo per Edge, non anche per gli altri browser. Proteggi i bambini dai contenuti per adulti, ok. Chiedi di acquistare. I bambini hanno bisogno dell'autorizzazione per acquistare app dal Microsoft Store, ok, per forza. E io adesso imposto il Family Safety, ok, vai, si apre un'altra schermata, sicuramente sì, quella dove siamo partiti, del Family Safety, che era questa qui iniziale, che posso chiudere. Siamo nel Family Safety, adesso noi andiamo, torniamo all'inizio, con l'account creato, andiamo sopra sui tre puntini, vai alla panoramica. Ed impostiamo, ecco, queste sono alcune delle impostazioni che ci ha fatto attivare nel momento della creazione dell'account bambino. Limiti di tempo, attiva, clicchiamo sopra. Come connettere un dispositivo che è già connesso, tra l'altro. Infatti, limiti di tempo, ah, questo è quindi è di default. I limiti di tempo già ci sono. Limiti di tempo attiva. Dispositivi collegati da zero, ma dovrebbe essere già collegato. Ecco qui, limiti di tempo. Qui possiamo impostare i limiti di tempo. Ok. Torniamo dietro. Ops. Poi ci dà fino a 6 anni, cosa che già avevamo impostato, applicazioni per bambini classificate per bambini fino a 6 anni, se il bambino ha 6 anni, eh. Filtri web di ricerca Edge attiva, proteggi i bambini da contenuti per adulti online quando usano Microsoft Edge, vediamo se possiamo impostare qualcos'altro. Attività ricerca, nessuna attività di ricerca recente, qui c'è la cronologia, potete vedere la cronologia, siti web, nessuna attività recente. Impostazione filtro, proteggi Luigi da contenuti per solo adulti sul web, ok. Usare unicamente siti web consentiti. Voi ragazzi adesso qui potete impostare se attivato quale siti web far vedere a Luigi. Sugli altri non potrà andare. Esplorazione online più sicura con i siti web didattici. Consente sempre i siti didattici, questo sì. Ok. Per
personali siti web educativi in base alle loro esigenze, logicamente qui adesso la procedura è guidata, e potete impostare i siti web consentiti, potete aggiungerli, siti web bloccati, che ne so, proviamo www.gazzetta.it, anche se è un bambino, la Gazzetta dello Sport, aggiungi, vediamo se è nella forma corretta. Ah sì, ecco la Gazzetta. E siti web bloccati www.tuttosport. Ok. Saldo. Sì, qui potete impostare il un wallet per con i soldi se il vostro bambino vuole acquistare, ma io vi consiglio di non impostare, non mettere proprio i soldi qui sopra. Nessuna carta di credito attiva, richiede l'approvazione per ogni acquisto, questa è la cosa fondamentale. Aggiungi denaro, per carità, no. Altre cose, abbiamo i giochi Xbox, potete impostare e collegare anche una Xbox che io adesso non ho, e quindi non, sì, qui c'è tutta la procedura per collegare la Xbox, no, quindi vabbè, torno dietro, ecco qui, no, non voglio collegare la Xbox. Rapporto di attività attivato, invio un messaggio posta elettronica settimanale con l'attività, e abbiamo impostato tutto, ragazzi. Qui attualmente non segnala il dispositivo collegato, ma lo abbiamo collegato prima. Vediamo tempo davanti allo schermo. Connetti dispositivo, ma è già connesso. Filtro del contenuto, ah, queste sono quelle cose, ah, le cose che abbiamo visto prima. Qui ce le dà in un'unica schermata. Fammi vedere solo una cosa. Se adesso rivado a connetti dispositivo, cioè faccio la stessa operazione, vediamo un po'. Consenti, sì, è quello che ho fatto prima, cioè impostazioni, account. Ah, non avevo schiacciato forse fine. Era andato direttamente nella pagina Safety, Family Safety, quindi tornate indietro, schiacciate, cliccate su fine. Dovrebbe scomparire la ricerca e la ricerca e apparire la ricerca, la schermata, e apparire tra dispositivi connessi. Aspettiamo un pochito. Ho cliccato su fine, ma non fa niente. Ci sarà da aspettare qualche secondo. Io ho cliccato su fine, ragazzi, ma la schermata non scompare. La provo a chiudere. Luigi compare qui. Non ci dà il pulsante consenti, ma ci fa impostare le limitazioni direttamente alla creazione dell'account bambino. È tutto attivo, ma non ci ha connesso il dispositivo, anche se ce l'ha fatto collegare al momento della creazione. Come connettere un dispositivo? Provate, ragazzi, voi provate anche voi. Io qua ho tutto impostato comunque. Provate anche voi e fatemi sapere se vi segnala il dispositivo collegato qui, ma soprattutto se vi dà il pulsante consenti, che a me non dà dopo la creazione dell'account. Sarà per qualche problema di restrizioni, non lo so. Ed ecco qui, provate il Family Safety per i vostri bambini, così saranno più sicuri nella navigazione online. Bene ragazzi, spero di esservi stato di aiuto, se sì iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!